Buonasera, vi do anzitutto il benvenuto e soprattutto ripartiamo con le attività della rete e questi incontri sono incontri preparatori alla ripartenza della rete. Abbiamo deciso di fare 5 incontri come ormai abbiamo già pubblicizzato. E questo primo incontro fondamentalmente è rivolto più che altro a chi la rete non la conosce nel dettaglio, ma soprattutto chi la rete diciamo, l'ha approcciata solo negli ultimi 2 o 3 anni, cioè la parte diciamo, già importante delle attività che aveva realizzato. Abbiamo deciso di ricapitolare tutto ciò che è stato fatto perché la pandemia ci ha bloccati per le attività esterne per circa un anno e mezzo. Mentre le attività interne della rete sono continuate e sono continuate in misura, diciamo, molto spedita, come avrete modo di conoscere e capire, non appena inizieremo col secondo, terzo, quarto e quinto incontro. Questo primo incontro, ripeto, è per chi non conosce rete e soprattutto per chi non conosce l'evoluzione, l'idea da dove nasce e come nasce. Gli altri incontri invece sono legati, quindi noi parleremo in questo primo incontro da dove nasce l'idea, per arrivare alla costituzione della rete. Nel secondo incontro discuteremo dalla costituzione della rete a quello che è stato fatto fino, diciamo, a prima della pandemia. Terzo incontro parleremo di quello che è stato fatto nel periodo della pandemia, cioè nel periodo in cui le attività della rete esterne non sono state evidenziate. Quarto incontro parleremo di quello che stiamo facendo e che cosa stiamo continuando a fare. Il quinto incontro è legato alla programmazione per il prossimo anno e mezzo. Questi sono gli incontri. Adesso, oggi parliamo di quello che è la storia della rete. La storia della rete non tutti sanno, come è chiaro, da dove parte la rete. La storia della rete si intreccia con la mia storia personale, la storia del mio studio professionale, ma soprattutto anche la storia della Giro Auto. Quindi sarò costretto a dovervi narrare alcuni degli episodi che hanno riguardato la storia proprio delle nostre attività professionali, la storia dello studio e ciò che lo studio ha realizzato insieme ovviamente al concetto di quello che ha realizzato la Giro Auto. Tutto nasce nel 2001. 2001 un anno importante perché un anno importante è un anno molto drammatico, ricordate le Torri Gemelle. Partiamo dal 2001, è nei primi mesi del 2001 alla BIT di Milano. L'editore, Nardini Editore di Firenze, l'amministratore delegato, mi chiede fondamentalmente di scrivere un libro, un manuale per l'apertura dei mercati esteri. Io in quegli anni ero molto impegnato come studio a fare consulenze, ne avevo fatte tantissime a catene alberghiere, a enti pubblici, insomma un po' a moltissimi operatori del turismo, pubblici e privati. Missioni in Cina, missioni in Kuwait, missioni in Russia, avevamo già realizzato e diretto il Palinuro Express, il treno delle vacanze, il Tropea Inn, avevo iniziato la programmazione turistica anche di alcune regioni che poi per motivi vari abbiamo dovuto sospendere, insomma erano anni in cui ero in viaggio continuamente. Da lì praticamente l'editore Nardini, editore di Firenze, mi chiede questa cosa. Io lì per lì ne fui molto lusingato. Anzi, fui veramente sorpreso che mi venisse chiesta una tale diciamo, consulenza, e però dovetti declinare l'invito. Dissi alla Nardini che non ero, diciamo, non potevo seguire, non potevo scrivere un libro perché non avevo praticamente il tempo, viste le consulenze, visto quello che stavamo facendo con lo studio, ma in particolare con la Giro Auto, fondamentalmente non avevo il tempo di scrivere il libro. Perché? Perché già avevo, tra virgolette, dedicato quasi un anno di tempo all'analisi dopo aver lanciato il mercato russo, dopo aver fatto tutta l'apertura del mercato israeliano, il mercato russo, creiamo pure la linea di air charter da Mosca e da San Pietroburgo, facemmo la consulenza al CIS di Nola per l'apertura della prima linea e la prima catena di air charter per cargo, per le merci che vendevamo al CIS di Nola, che il CIS di Nola vendeva in Russia. Dopo quello ovviamente mi dedicai e avevo deciso come studio di lasciare le attività di consulenza mano a mano per dedicarmi esclusivamente alla Giro Auto che nel frattempo era il tour operator che avevo comunque costituito e fondato. Quindi a quel punto decisi fondamentalmente di soprassedere all'invito perché avevo perso un anno, quasi un anno, tra corsi di specializzazione per il mercato cinese, organizzazione di una missione in Cina, eccetera.
e quindi non potevo dedicare altro tempo a consulenze. In realtà la missione Cina era legata al fatto che noi volevamo aprire oltre la Russia, volevamo aprire la Cina. Poi quando andammo in Cina, Pechino, Hong Kong e Shanghai, con la delegazione che coordinai, fondamentalmente ci trovammo in enorme difficoltà perché capimmo che per il turismo non c'era strada. I visti erano troppo lunghi, quindi tralasciamo tutto questo. Avevo perso questo tempo e dissi di no. Beh, anche perché stavamo lavorando sul piano B, apertura del mercato giapponese, e quindi dall'inizio del 2001 avevamo già iniziato tutta un'attività di programmazione sul mercato giapponese, con tour, organizzazioni, tutto ovviamente in lingua giapponese, con la traduzione del nostro catalogo in lingua giapponese e l'organizzazione, come facevamo per la Russia all'epoca, di un roadshow che toccava le principali città giapponesi. Quindi era un lavoro sovrumano, parliamo di un roadshow che toccava Pechino, chiedo scusa, toccava Nanchino, Tokyo, Hiroshima, Nagasaki, insomma molte città del Giappone, e quindi ovviamente era praticamente difficile pensare di dedicare altro tempo. In realtà mi sentii male a dover dire di no a questa prima iniziativa. Poi quell'anno comunque decidemmo, visto che era l'anno italiano in Giappone, Italia Matsuri, nel 2001 decidemmo di aggregarci e far parte della delegazione addirittura italiana, in modo tale da partire con questa delegazione e poi continuare col roadshow. Tutto poteva pensarsi, tutto poteva essere, ma arriva l'imprevedibile, l'impensabile, l'attacco alle Torri Gemelle. Dall'attacco alle Torri Gemelle cambia tutto. Salta ovviamente tutto il mercato turistico, né più né meno quello che sta succedendo adesso per la pandemia. Fondamentalmente noi da settembre, dall'attacco alle Torri Gemelle fino a quasi settembre dell'anno successivo, cioè 2002, praticamente totalmente azzerato il turismo estero. Noi lavoravamo soprattutto quasi esclusivamente con l'estero, quindi una botta non solo perché diciamo, perdemmo tutto il mercato, ma soprattutto perché perdemmo gli investimenti diciamo, degli ultimi 2 anni, quello mercato cinese e quello russo, quello giapponese, per poter aprire questi mercati avevamo investito un'infinità di risorse economiche. In missione in Giappone ci andammo comunque, fu una bellissima missione, molto goliardica più che operativa. Visitai anche molti dei tour operator giapponesi che mi rappresentarono le loro esigenze, ma ovviamente non programmavano assolutamente nulla. La visita più importante sicuramente è stata quella con Miki Travel a Ginza, nel quartier generale, una cosa straordinaria. Sono stato uno dei pochi italiani all'epoca a essere diciamo ospite nella sede principale della Miki Travel, Miki Tourist per il marchio, a Ginza, quartier generale di Tokyo. Fu una cosa bellissima, ma in termini economici fu un danno straordinariamente alto. Da lì ripresentai il concetto e rivalutai la proposta che mi fece la Nardini Editore. Richiamo la Nardini nel 2002 e chiedo alla Nardini, editore, di sì, fare questo manuale, ma di commissionarmi una ricerca di mercato sulle necessità e sui target di mercato di riferimento dei maggiori tour operator mondiali e in particolare europei. La Nardini, editore che riteneva utile questo lavoro, soprattutto per il post 2001, quindi post Torri Gemelle, mi commissionò questa consulenza, che per me fu il vero momento della svolta. Non fu la svolta dello studio e delle attività, non furono tanto quelle legate alle consulenze che avevo realizzato in quegli anni alle catene alberghiere o quant'altro, ma quanto questa ricerca che da quel momento cambia, come vi dirò fra poco, l'intera visione diciamo, del mercato che avevo fino ad allora, pur avendo partecipato a centinaia di migliaia di fiere, come evidenziano anche quei badge che vedete in fondo, insomma quello viene definito l'albero delle fiere, perché lì ci sono circa 300 badge di tutte le fiere workshop a cui ho partecipato a livello mondiale. Ma la cosa importante qual era? Era capire perché ci ha cambiato la vita questa ricerca. La ricerca inizia praticamente con la scrittura poi di questo manuale nel gennaio del 2002 e termina nel febbraio del 2003, un anno e passa, perché da lì io sono tra virgolette incaricato
di analizzare tutte le necessità dei tour operator europei e anche extraeuropei. Quindi partecipo a quasi tutte le fiere, cosa che già facevo di routine, ma partecipo con la logica di incontri one-to-one per capire le esigenze, non per vendere, ma soprattutto per capire di che cosa avevano bisogno gli operatori. Fu una cosa, un approccio totalmente diverso per uno come me che era abituato a vendere agli operatori turistici. A questo punto la cosa più importante fu il risultato di tutto questo, cioè la chiusura poi del libro, il manuale fu, lasciatemelo dire, una bella soddisfazione, perché poi sul manuale Apertura Mercati Esteri, il manuale operativo era il titolo, e sul titolo, sulla copertina, sui colori non avevamo nulla da definire con l'editore. Una enorme battaglia la facemmo, lasciatemi questa divagazione, sul prezzo del manuale, che fondamentalmente in quegli anni i professori universitari con cui collaboravo, iniziavo a collaborare con le varie cattedre, fondamentalmente mi dicevano che non doveva superare i 30-35 euro, insomma l'editore lo puse, mise questo manuale a 50 euro, insomma, pensavamo di non vendere, io pensavo che non avremmo venduto manco una copia. L'editore era convinto, insomma, aveva ragione lui, perché poi quando presentammo il manuale alla BIT Milano nel 2003, nella prima giornata vendemmo 300 copie e nei successivi tre mesi la tiratura, mi pare la prima tiratura era 2000, fu esaurita e poi vennero altre tirature. Quindi questo manuale era importante non per quello che avevo scritto, ma soprattutto per la ricerca, perché lì c'erano evidenziati nomi e cognomi, indirizzi e telefoni ed email di tutti i tour operator che erano interessati all'Italia e soprattutto erano interessati ai vari target, quindi turismo balneare, enogastronomico, eccetera. Parte di quella ricerca ovviamente non fu pubblicata, fu venduta separatamente, la vendemmo come studio, come diritti separatamente. E questo fu una cosa di comune accordo ovviamente con la Nardini Editori, è chiaro. Detto questo, da quella ricerca nasce veramente l'evoluzione, cioè l'evoluzione è il cambiamento di tutta la strategia che avevamo diciamo, attuato fino a quel periodo. Perché avevo deciso di accettare quell'incarico? Perché avevo necessità di capire come si sarebbe evoluto il mondo dopo le Torri Gemelle, cosa avrebbero richiesto il tour operator dopo l'attentato alle Torri Gemelle. Questo era il motivo del perché accettai quell'incarico e perché mi trovo a essere anche scrittore, ma fu un puro caso, anche se poi quando uno gli piace può iniziare a scrivere, poi ha scritto altre cose, come alcuni amici miei, professori universitari sanno, ho scritto qualcosa per essere sempre diciamo, vicino a loro e al mondo dell'università. Per andare oltre, diciamo, quali furono i risultati di quella ricerca? Io voglio dire, furono abbastanza per me molto significativi. Perché? Perché fondamentalmente quella ricerca evidenziò, e lo evidenziò in modo chiaro fondamentalmente, che i tour operator esteri non avevano conoscenza dell'Italia, non avevano conoscenza in particolare delle aree del sud e quindi non conoscevano il nostro territorio. Poi uscì fuori che i tour operator non avevano informazioni per poter programmare itinerari, tour delle aree d'Italia, ma in particolare sempre delle aree del sud. Non avevano nessun tipo di informazione. Ancora venì fuori che non avevano organizzazioni e non riuscivano a trovare organizzazioni capaci di supportarle nella costruzione di programmi oppure nella raccolta delle informazioni per poter predisporre dei programmi. Infine, diciamo, tante altre cose, ma altra cosa importante ai fini di questo racconto che vi sto facendo era la loro incapacità di trovare persone che organizzavano i territori, quindi per loro non trovavano le persone che organizzavano i territori, quindi DMC, DMO, e soprattutto la cosa più importante, non trovavano territori organizzati per poter fornire servizi ai propri clienti. Ecco, qui da questa ricerca cambia praticamente, e c'è un punto di svolta totale delle attività dello studio e della Giroauto. Cioè lo studio della Giroauto, lo studio primariamente faceva consulenza, la Giroauto primariamente faceva solo il tour operator per fare diciamo, venire i turisti, ma soprattutto per portare avanti la propria azienda, cambiano la visione. Cambiano la visione perché? Perché decidono
decido e decidiamo di fare in modo che si organizzino i territori, cioè bisognava formare i territori, bisognava formare le imprese, bisognava far capire le opportunità che c'erano, quindi diventa un ruolo più sociale, un'impresa più sociale che un'impresa dedicata al mero profitto. Cioè, questo è il passaggio, fu l'anno 2003 a definire questo passaggio, da dopo la presentazione del libro, e da quel momento in poi, dal 2004 in poi, cambia praticamente tutta la visione della struttura Giro Auto e dello studio. Passano ad essere strutture legate a un'etica, legata alla necessità di dare risposte e valorizzazioni territoriali e dare aiuto alle imprese che volevano poi emergere e proporsi sul mercato, cosa diversa diciamo negli anni precedenti ovviamente. Dal 2004 praticamente dovevamo colmare fondamentalmente il gap informativo delle imprese, dei tour operator che non avevano notizie, e quindi decidiamo di creare una serie di portali, quindi un circuito di portali territoriali. In quel caso iniziamo con dei portali territoriali comunali, quindi per ogni singolo comune, i comuni ovviamente più rappresentativi. Iniziamo con Salerno, che all'epoca non era neanche nominata nelle mappe come città turistica, ed era l'anno 2003-2004, poi Pestum, poi Amalfi, poi Benevento, poi una serie di portali. Ne realizzammo un circuito, e questo circuito di portali, che veniva diciamo utilizzato col nome Byport e veniva utilizzato come brand by, quindi by Salerno, by Pestum, by Caserta, by Benevento, by Amalfi, praticamente aveva un'unica logica di promozione ed era teso alla promozione più che alla vendita inizialmente. Fondamentalmente creiamo il circuito Byport, nel 2005 lo presentiamo alla BIT di Milano, e di questo ringrazio il presidente Augusto Stianese, che fu lui a ospitarci nello stand della Camera di Commercio di Salerno, alla presenza anche del vicepresidente della provincia, che se non erro era Luigi Giordano, c'era anche il presidente di Confindustria, che all'epoca era Ugo Vigarelli. Fondamentalmente, Confindustria Salerno voglio dire, fondamentalmente presentammo quel circuito, sembrava un sogno, sembrava qualcosa di incredibile all'epoca, pensare a portali territoriali che presentavano tutto ciò che c'era a Salerno, a Pestum, eccetera, e abbinammo alla, diciamo, alla presentazione e alla promozione dei territori anche cosa? Una carta di credito prepagata per consentire l'inizio dello start-up degli acquisti online. Erano anni in cui il mercato online e gli acquisti online praticamente erano praticamente bassissimi, tutti avevano paura di utilizzare le carte di credito. Noi creiamo una carta di credito brandizzata, poi cercheremo di far vedere anche tutte queste immagini postandole sotto al video, per farvi rendere conto che fu una vera innovazione. Questa innovazione sicuramente fu straordinariamente accettata, e da lì cominciarono ad essere riprese le stesse idee che avevamo, nacquero vari circuiti portali, e l'obiettivo che avevamo noi in quegli anni era semplicemente quello di far replicare questo modello sui territori e fare in modo che questo modello poi nell'insieme potesse entrare in un portale che era già in itinere di realizzazione a livello nazionale, che poi sarebbe stato, tra virgolette, lanciato nel 2007, il portale Italia, italia.it. In realtà questo, noi eravamo precursori di tutta questa iniziativa dei portali, perché l'obiettivo dei portali e anche del portale italia.it, quando ci fu l'idea base nel 2005-2004, iniziò questa idea, era quella di dare informazioni su tutto il territorio nazionale. Quindi noi ci prefiggevamo di prendere tutti i portali comunali e inserirli nel portale nazionale per immediatamente essere immediatamente visibili sul mercato mondiale. Poi, come tutti sanno, il portale italia.it fu un vero aborto, buttati 45 milioni di euro, ma questo lasciamolo perdere per il momento. Dopo questo, ovviamente, noi lanciamo la promozione, ma la cosa più importante, come dicevano, come aveva evidenziato la ricerca, praticamente era la necessità di organizzare i territori e creare delle organizzazioni che potevano supportare il tour operator e anche la vendita. A quel punto noi iniziamo
iniziamo a cercare di organizzare i territori e lo facemmo supportando iniziative che nascevano per organizzare i territori in tutto il sud Italia. In quelle locali ricordo benissimo una bella iniziativa che lanciò Nicola Iorio, che era il presidente della comunità montana Cervialto di Avellino, che si chiamavano le passeggiate di gusto. Noi partecipammo a tutti questi incontri territoriali per spiegare che con l'enogastronomia e con il turismo si poteva fare sviluppo e facemmo questo road show, mi pare 7, 8, 10 tappe, adesso non ricordo. E così furono fatte tantissime iniziative e noi come studio e come Giro Auto aiutavamo praticamente e spiegavamo in tutti questi incontri che era necessario organizzarsi sui territori. Ma non bastava la logica locale o campana per entrare sui mercati esteri, quindi bisognava pensare a un concetto di brand più ampio, almeno sull'Italia. Nasce nel 2008 un'iniziativa di Confindustria Nazionale, Federmanager, fondi dirigenti e tutte le confindustrie del sud, per fare proprio questo, cioè cercare di organizzare i territori del sud e fare in modo che quel gap che si era sempre creato tra i territori del nord organizzati e i territori del sud un po' disorganizzati venisse colmato. Fu un'iniziativa straordinaria, da qui che chi segue la rete sa che io ho citato sempre questa iniziativa che si chiama I Turismi, un'iniziativa che è durata tre anni di formazione, forse a mia memoria fondamentalmente è il corso di formazione, di alta formazione più importante mai realizzato in Italia, soprattutto per la durata e per la qualità dei docenti che erano presenti e non soprattutto anche con l'intelligenza di aver selezionato imprese di tutto il sud Italia che avevano già dei posti di responsabilità all'interno delle proprie territoriali d'appartenenza, Siracusa, Cagliari, Matera, Lecce, Salerno e così via. Perché questo? Perché si era capito che bisognava unire pubblico e privato e la Confindustria fu, diciamo, in quel progetto molto avveduta, perché non si formarono solo imprenditori del turismo, ma si formarono anche e soprattutto rappresentanti di Federmanager, di fondi dirigenti e rappresentanti delle confindustrie locali che avevano partecipato a questo progetto delle sei regioni del sud Italia. Voi dovete immaginare che quel progetto fu veramente altamente straordinario, perché 100 imprenditori che lavorano insieme e analizzano territorio per territorio per capire quali erano le problematiche, i gap organizzativi e soprattutto perché non funzionavano quei territori sotto il profilo dell'attrazione turistica, è stata veramente un'enorme esperienza, un enorme bagaglio. Ma come tutte le cose ha avuto una fine e nel 2011 questa fine giunse. L'obiettivo di Confindustria era quello nostro, delle imprese che avevano partecipato, io ero una di queste imprese, era quello di far diventare questo un progetto pilota per poi arrivare a un'azienda pubblico-privata per lo sviluppo del turismo del sud da presentare al governo italiano, cosa che noi intendiamo comunque continuare a fare, perché questo è un momento importante per lo sviluppo del sud e bisogna che il sud diventi organizzato, si organizzi per fare promozione a livello internazionale, ma soprattutto si organizzi per riuscire ad attrarre di più, ma questo è un altro discorso. Lì fondamentalmente, siccome non si riuscì a creare l'azienda pubblico-privata, noi decidemmo come Giro Auto, come studio, visto il nostro cambiamento di visione dal 2003-2004 ad oggi, decidemmo di continuare quel percorso e nel 2012, l'ottobre del 2012, creiamo la prima iniziativa per la Campania e dal titolo Mettiamo in rete il territorio, invitiamo le imprese che parteciparono, invitiamo la Confindustria ed era presente per il presidente Lucio Scapolatillo, che all'epoca era la presidente del gruppo turismo di Salerno, di Confindustria, oggi è presidente del gruppo regionale di Confindustria, che ringrazio, che c'è sempre stata al fianco ed è stata anche socia fondatrice della rete. Fondamentalmente decidiamo di cominciare a parlare di aggregazione prima Campania, per poi arrivare a un momento di aggregazione Sud Italia. In quell'occasione, era l'ottobre del 2012, iniziamo in Confindustria a parlare di questo e dal 2012 ci diamo un anno di tempo per creare, come creammo, un'iniziativa intera nazionale per tutto il Sud Italia. Nel novembre del 2013, un anno e un
mese in più, nella quale iniziativa avremmo dovuto e abbiamo discusso di tutto lo sviluppo del Sud. Arriviamo al 2013, nel 2013 fondamentalmente creiamo questa iniziativa che fu una due giorni del turismo. Per la prima volta nella storia al Sud arrivano a parlare di turismo insieme, in sinergia, rappresentanti di istituzioni, stakeholder, opinion leader, ma in particolare imprenditori di 6 regioni del Sud Italia. Con le università, con la KPMG, con tantissimi rappresentanti, 2 giorni per discutere di come affrontare e soprattutto come portare avanti un progetto unitario di sviluppo turistico per il Sud. Questi 2 giorni, coordinata da docenti e da consulenti molto importanti a livello nazionale e internazionale, fondamentalmente giunge al termine e da quel momento, proprio qui da Salerno, proprio da questi uffici di cui vi sto parlando, subito dopo quella 2 giorni, iniziamo a costruire fisicamente su carta l'intero progetto, che in realtà era già costruito, analizzato, eccetera, perché fondamentalmente veniva da tutta questa storia che vi ho accennato fino adesso. Questo progetto viene realizzato, viene proposto e soprattutto viene vagliato più e più volte, fino a che poi lo chiudiamo a dicembre e inizio per intenderci, a proporlo a tutte le imprese del Sud Italia per farlo accettare e per costruire insieme una rete di imprese che poteva portare avanti questo progetto. Questo progetto quindi lo chiudiamo a dicembre e cominciamo più o meno, a fine novembre per intenderci, e lo cominciamo a distribuire, cioè lo cominciamo a proporre. Personalmente, ripeto, vado a Matera, a Potenza, a Grottaglia, a Cosenza, a Bari, a Olbia, a Cagliari, a Grottaglia, insomma in giro per il Sud con imprese, e con tutte queste imprese presentiamo tutto e diciamo: guarda, noi abbiamo interesse a creare questa rete di imprese per portare avanti questo progetto. Se avete interesse, il progetto prevede, e quindi evidenziamo che il progetto prevedeva la nascita di reti territoriali, prevedeva la nascita di un contenitore territoriale, che era le cosiddette all'epoca ancora non chiare destinazioni, però decise con, diciamo, non come singoli comuni ma come aree aggregate. C'era la necessità di fare formazione, c'era la necessità di creare prodotti turistico-esperienziali di un certo tipo, c'era la necessità di creare un brand unico per l'intero Sud Italia e soprattutto poi una piattaforma di e-commerce che avrebbe venduto il tutto. Ecco, su questo progetto riusciamo ad avere le adesioni ad aprile del 2014 chiamiamo chi era interessato, preferendo ovviamente, dando priorità come soci fondatori ai soci di Confindustria, perché dovevamo gratificare il lavoro che Confindustria aveva fatto per formare così marcatamente gli imprenditori, e ad aprile invitiamo chi voleva partecipare a venire a Salerno. Sono venuti da 4 regioni del Sud Italia imprenditori, e con un atto notarile ad aprile in Confindustria Salerno costituiamo rete destinazione Sud. Da chi era composta e da chi è composta la rete? Ovviamente da imprese, esclusivamente da imprese in questa prima fase, e non citare qualcuno. All'inizio noi abbiamo avuto come soci fondatori il presidente di Confindustria Basilicata, il presidente di Confindustria Turismo Cosenza, il presidente di Confindustria Turismo Salerno, il presidente di Confindustria Turismo Vibo Valencia, Taranto, insomma una marea di presidenti, rappresentanti di consorzi, associazioni, di imprese ovviamente, non strutturate sotto profilo giuridico, tour operator, agenzie di viaggio, società di trasporto, di tutte e 4 le regioni del Sud. Creiamo così questo contenitore, questa organizzazione che si proponeva per ogni singolo territorio di portare avanti questo ragionamento.
Alla base di ragionamento che c'era, noi abbiamo avuto sempre come idea che il turismo è un volano, ma è un volano non in modo teorico, ma in modo pratico, come si è visto adesso da questa pandemia. La pandemia ha fatto vedere che se si ferma il turismo, si ferma la ristorazione, si fermano i trasporti, si fermano la vendita dei prodotti tipici, si fermano le guide, si ferma il mondo del wine, si fermano gli eventi gastronomici, si ferma il mondo degli eventi, si ferma tutto. E questo fa capire che il PIL del turismo non è 13 o 15, ma il PIL del turismo che genera il turismo è molto più alto. Quindi noi crediamo che il turismo debba avere un'attenzione particolare. Adesso speriamo che col nuovo ministro lo abbiamo e finalmente speriamo che si faccia una programmazione per il turismo come industria turismo. Poi, per quanto riguarda invece le visioni strategiche, noi riteniamo che non è importante promuovere semplicemente, come qualcuno ci dice sempre, la mia azienda, devo promuovere la mia azienda. Noi riteniamo che non bisogna promuovere le singole aziende, ma bisogna promuovere i territori in cui queste aziende ci sono. E perché bisogna promuovere i territori? Perché nel promuovere i territori si promuove la storia di quell'azienda, si promuove l'intero sistema, si promuove e si attrae di più. Noi continuiamo a confermare quello che stavamo dicendo dal 2004-2005 in poi, che non bisogna lavorare con le promozioni dei singoli comuni, ma bisogna lavorare con la promozione delle destinazioni, cioè aree vaste, capaci di attrarre e organizzate turisticamente, ma strutturalmente, quindi trasporti, servizi e quant'altro. E infine continuiamo a dire quello che abbiamo sempre detto, per chi opera sui mercati internazionali questo lo sa benissimo, che non si può pensare a una promozione delle singole regioni nel mercato mondiale, ma si deve pensare alla promozione o del Sud Italia, come noi intendiamo fare, o dell'intera Italia, perché nessuno sa, come ho spiegato in centinaia di incontri fatti in questi anni, nessuno sa dov'è la Campania, cioè nessuno sa Michigan o nell'area della Repubblica del Baskirian, voglio dire, dov'è la Campania, perché se io vi dico dov'è il Michigan, voi non sapete dov'è, è come se vi dico dov'è la Repubblica del Baskirian, voi non sapete dov'è, di conseguenza perché dovrebbero conoscere dov'è ovviamente la Campania. Detto questo, perché dico questo? Perché fondamentalmente è necessario capire che bisogna lavorare in promozione integrata ed è quello che noi intendiamo fare con la rete. Ecco, questo era quello che vi volevo dire e dovevo accennare a chi non conosce la rete, da dove nasce, e vi lascio dicendo, vi diamo appuntamento al prossimo incontro che sicuramente sarà fatto tra fine aprile e la prima settimana di maggio, nel secondo incontro della rete per la ripartenza. Verrà evidenziato in modo più di dettaglio ciò che è stato fatto dalla costituzione della rete fino a prima della pandemia, in modo tale che tutto questo venga evidenziato e chi vuole seguire la rete nei prossimi step, in particolare nel lancio del nuovo del portale di vendita online, nell'aumento di capitale e nei nuovi progetti che abbiamo, può essere informato in questo modo, perché è diventato realmente impossibile, e me ne scuso per questo, poter rispondere a tutti di tanto in tanto qualche telefonata che arriva per dire scusatemi, ci potete accennare come nasce tutto questo? È diventato impossibile. E a questo punto abbiamo deciso di, prima della ripartenza, con la ripartenza, fare queste 5 puntate per evidenziare il tutto. Grazie a voi e ci vediamo sicuramente nelle prossime puntate. Arrivederci a voi.